Salve, sono Monkey Simon e una delle più grandi critiche che viene mossa a Fortnite in questo periodo riguarda la scelta delle skin all'interno dei pass battaglia. In passato ci ritrovavamo con la maggior parte delle skin che facevano parte del pass battaglia coerenti con il tema della stagione, ma mano a mano siamo arrivati ad averne soltanto due o tre, mentre le altre sono tutte quante anonime o casuali. E anche nei primi pass battaglia c'erano skin che non c'entravano assolutamente niente, ma erano in minor numero rispetto a quelle che invece c'entravano qualcosa col tema. Oggi vi voglio fare qualche esempio di come sarebbero stati molto più belli i pass battaglia se alcune skin avessero invertito il loro posto rispetto alla stagione d'appartenenza. Prima però vi invito ad inserire il codice Monkey Simon all'interno dello shop di Fortnite. Se lo farete darete un ulteriore grande supporto al canale oltre a quello che già fate ogni giorno. E se vi iscrivete preverrete del 69% la probabilità che nel prossimo post battaglia ci possano essere quasi tutte skin che non c'entrano assolutamente niente col tema. Io fossi in voi lo farei. Attualmente ci troviamo in stagione 3 del capitolo 4 e la skin segreta del post battaglia è Miauscolo Estivo, skin molto apprezzata e che sicuramente non dispiace neanche a me, se solo non fosse che si trova nel periodo più sbagliato, e non perché siamo in estate, ma proprio per tema della stagione. Cioè, un bioma pieno dei templi, pieno di enigmi. Sì, ok, c'avevamo il tempio di Indiana Jones nella stagione 3 del capitolo 3 col suo enigma, ok, però insomma c'è stava soltanto quello. Sarebbe bastato invertire Indiana Jones e metterlo come skin segreta di questo pass battaglia, sicuramente non sarei stato contento, però sarebbe stato molto più coerente. L'atmosfera ci sarebbe stata tutta, gli enigmi ci sarebbero stati tutti, avrebbero potuto implementare proprio il tempio di Indiana Jones in uno specifico punto, ma soprattutto sarebbe stato molto ma molto più coerente con l'uscita del film, visto che in questo periodo che sta nelle sale l'avrebbe pubblicizzato molto ma molto di più, e quasi nessuno si ricorda di quella skin perché è uscita con un anno d'anticipo. Miauscolo Estivo sarebbe stato perfetto come skin segreta della stagione 3 del capitolo 3, ambientata in estate, ambientata in un periodo di festa e soprattutto in una mappa molto ma molto più inerente e addobbata per l'estate. Qui al massimo l'estate che c'è sono tre gonfiabili che sono stati aggiunti vicino all'NPC di Miauscolo Estivo. Bello! E a proposito di estate, la mia stagione preferita in assoluto è la stagione 3 del capitolo 2, ambientata proprio in estate. Sì, ok, c'era pure la questione allagamenti. E il pass battaglia secondo me è uno dei migliori in assoluto, presenta dei remake di skin che abbiamo già visto, ma non riesce a stonare. Ora, rendetevi conto che è riuscito a far fa bella figura Aquaman, regà, Aquaman. Ma se proprio dovessi spostare una skin presente in questo pass battaglia, che comunque sia per me è perfetto, prenderei proprio la skin a livello 100, il Cavaliere Eterno, la versione femminile del Cavaliere Nero, alla faccia del Cavaliere Rosso, e l'avrei collocato al posto di una qualsiasi skin non inerente con il tema della stagione in stagione 1 del capitolo 4, a tema medioevo, a tema fantasy. So già che qualcuno potrebbe dirmi: va bene Monkey Simon, però la sua estetica richiama troppo il capitolo 1, troppo la vecchia grafica di Fortnite, mentre invece il capitolo 4 con la stagione 1 ha implementato addirittura uno stile grafico ancora più realistico. Avrebbe stonato, certo, ma adesso dimmelo senza che ti sei comprato lo starter pack della stagione 2 del capitolo 4, che è praticamente un default del capitolo 1, addirittura con la vecchia estetica, riproposto come starter pack, e tutti quanti sono impazziti di gioia. Io sono d'accordo quando qualcuno dice che non bisogna vivere nostalgia, che il capitolo 1 è andato, il vecchio Fortnite è andato e che bisogna andare avanti. Però poi vi strappate le vesti quando, dopo tantissimi starter pack che hanno proposto una grafica e uno stile estetico nuovo, vi mette un default del capitolo 1 senza chissà quali grandi innovazioni. Allora vuol dire che forse quell'estetica qualche cosa di identitario a Fortnite glielo conferisce. Ah, quindi vuol dire che le mie argomentazioni c'avano senso. A Justin! Ma però si entra nella parte un po' più oscura del video, perché adesso si parla del Giappone. Sapete che Fortnite parla del Giappone? È un gioco ambientato unicamente in Giappone, perché da quando hanno saputo che a tutti voi piace il Giappone, i manga e soprattutto gli anime, hanno cercato di puntarci dalla stagione 5 del capitolo 1 in poi. Ne abbiamo già parlato, ci avevano davanti la più grande opportunità di far soldi e soprattutto anche di riconquistare giocatori in assoluto, perché con una stagione ambientata in Giappone e in Oriente, a tema manga, a tema anime, a tema robottoni, a tema qualsiasi cosa che c'ha a che vedere col Giappone, con manga e con gli anime, non puoi sbagliare. E hanno sbagliato, hanno buttato via l'occasione, perché hanno collocato quella stagione in un capitolo di transizione, lasciandola completamente abbandonata a se stessa, sperando che Attack on Titan potesse carriare tutta quanta la stagione per 3 mesi, per 90 giorni. Vi dico mo come stanno le cose: ad oggi siete ugualmente scontenti, esattamente come eravate scontenti prima che arrivasse Attack on Titan, quando lo chiedevate sin dal capitolo 2. Non ve lo state più a cagare de pezza, le vai, Mikado, come cacchio si chiamano, e avete dimostrato che tutto quello che era rumore sui social, rumore è rimasto. E magari forse all'interno di quel pass battaglia, che sicuramente non era malvagio, ci poteva stare qualcos'altro, tipo, non lo so, la maggior parte delle skin che sono state pubblicate su Fortnite, perché Fortnite è completamente disseminato di skin a tema Giappone. Ma dovendo rimanere nei canoni delle skin unicamente appartenenti al pass battaglia, potremmo prendere, che ne so, Harlow, presente nella stagione 1 del capitolo 3, Ronin, presente sempre nella stagione 1 del capitolo 3, due skin che si sposano perfettamente rispettivamente con il tema di Mega City
CD col tema dell'Oriente. Arlov c'ha le scritte giapponesi sulla sua giacca. Ed è una motociclista, ragazzi. Che cosa hanno introdotto all'interno della stagione 2 del capitolo 4 a Mega City? Esatto, le moto futuristiche. Ronin è un samurai, c'ha le spade sia addosso sia che come piccone. Che cosa hanno introdotto in quella stagione? Esatto, le spade, per poi rimuoverle alla fine. Però le hanno introdotte. Che poi Ronin è addirittura presente nei cartelloni di Mega City tuttora. Tsuki 2.0 sarebbe stata una skin perfetta anch'essa per la stagione 2 del capitolo 4. È presente addirittura nei cartelloni sia nella versione 2.0 sia nella versione 3.0 che è uscita in sta season ovviamente nello shop. Te pare che la mettevano nello shop in quella season che era adatta? Così come Rosa Lennox, appartenente alla stagione 4 del capitolo 3. Mamma mia che bellezza quella season. Doveva assolutamente essere presente nel pass battaglia della stagione 2 del capitolo 4. Il suo volto è praticamente perfettamente quello di un personaggio generico degli anime. Sarebbe stata perfetta. Mentre Imani, se proprio la dovevamo collocare in un pass battaglia, l'avrei messa tranquillamente nella stagione 3 del capitolo 3, perché il tema è perfetto. Guardate, osservate i suoi oggetti, il suo set e soprattutto ascoltate la sua musica. Mo, sinceramente parlando, associate la sua musica a queste due immagini e ditemi con quale sta meglio. Maya, skin che faceva parte della stagione 2 del capitolo 2 all'interno del pass battaglia, la primissima skin personalizzabile del gioco, che però retroattivamente non si può più personalizzare, sarebbe stata ottima al posto di Tsuki 2.0 per quanto riguardava appunto la personalizzazione del pass. Perché a partire dalla stagione 7 del capitolo 2 i pass battaglia fino alla stagione 3 del capitolo 3 avevano una skin che aveva varie personalizzazioni che si dovevano sbloccare nel corso della season. Io vi invito ad osservarla questa skin, perché sicuramente stava bene nel tema della stagione 2 del capitolo 2, a tema spie. Però mettetela, collocatela in stagione 2 ma del capitolo 3, a tema guerra. Lei è una mercenaria, c'ha tutti quanti oggetti militari, e le personalizzazioni, se fossero state presenti appunto nel 2022, non sarebbero state uniche, sarebbero state tutte quante retroattive, esattamente come è successo da Chimera in poi, ma anzi, ma dai supereroi personalizzabili in poi. E dobbiamo per forza parlare di Masai e Malik, che potevano essere tranquillamente invertiti. Masai ha a che vedere con gli skateboard. Nella stagione 3 del capitolo 3 è stato introdotto uno skatepark con degli skateboard che non sono mai arrivati e che sono ancora nei file di gioco presenti in fase di test. Malik è palesemente un cavaliere, poteva tranquillamente stare al posto di Masai all'interno della stagione 1 del capitolo 4. E queste, cari Monkeys Monkeys, sono quelle skin che fanno parte dei pass battaglia, ma che avrebbero fatto molta ma molta più bella figura a stare all'interno di altri pass battaglia, che a loro volta avrebbero fatto molta ma molta più bella figura. Sarebbero stati sicuramente molto più coerenti. Qua sotto nei commenti, come sempre, voglio assolutamente sapere la vostra. Fatemi sapere quali sarebbero state secondo voi delle skin molto più coerenti con un determinato pass battaglia, ricordandovi però che queste skin che dovete nominare devono aver fatto parte di un precedente pass. La sezione commenti di questo canale è a vostra più completa disposizione e sapete che ve leggo molto ma molto volentieri. Vi ringrazio per tutto quanto l'immenso, infinito e costante supporto che date ogni giorno al canale, sapete pure che apprezzo tantissimo. E fatti dovuti e meritatissimi ringraziamenti, non posso che darvi appuntamento direttamente ad un prossimo video. Arrivo. Poi se vuoi puoi anche uscire, non è che... Sì, se vuoi uscire poi. Vieni, Simone. Guarda che figo. Figo finalmente. Entra, Simone. È difficile. Gira a destra. Ma che cazzo! E non fantastico, Deep, io ho sorriso tantissimo, Simone. Dove sei finito? Ah, sei qua. Io facevo crashare. Io appena sono entrato, appena sono entrato era già così. Sì, il bello è che c'è, il bello è che c'è la pizza. Quante pizze. È bellissimo, è stato pure Giovanni. Simone, è stato pure Giovanni, guarda. Cioè, è tutto collegato. Oops.
diverso comunque. Tutti, a tutti coloro che sono in questa mappa vi saluto, perché questa sarà la clip finale. Iscrivetevi, bastardi.